Buongiorno, consulenza Orti. Ovviamente tutto questo cioè, fa male al cuore sapere che qualcuno vede la mia verdura. Comunque, va bene. Il pomodoro, la pianta di pomodoro è questa. Te che l'ho trovato, Umberto. La pianta di pomodoro è questa qui. Questa qui, questo qua. Aspetta che non ci vedo. Questa qua è la pianta, il centrale, l'albero maestro. Per capirci, queste qui sono le foglie. Tra l'albero maestro e le foglie, ripiglia qua dentro, si forma, fanno una buttata, tipo questa, fanno una buttata. Aspetta che non si vede. Che va tolta, così, deve essere sempre pulito, perché altrimenti cresce, questa buttata cresce e diventa praticamente una pianta che cresce qua dentro. E l'albero maestro poi non ce la fa a farlo crescere e a farlo fruttare. Frutta, ma poi fa un pomodorino qui, un pomodorino e non combinano. Va lasciato l'albero maestro e le pigne che fa. Le pigne di fiori che fa e basta. Va sempre tenuta pulita fino in cima e quando arriva qua si taglia la punta. Anche la punta maestra. Ci siamo? È semplicissimo. Questo qua, ad esempio. A chi ha i passa di chi? Ok. A chi hai i butti cosa gli dici? Questo qua? Vedi questo rimedio. Qui? Questo qua è un betto. Aspetta, fagli vedere bene. Okay. Questo qua è un bastardo che va tolto. Va sempre tenuto frondato sul pulito, sull'albero maestro. E ogni quel tanto bisogna anche togliere le ultime foglie. Sempre facendo attenzione a non spaccare ovviamente la pigna dei pomodori. Che tra l'altro... queste sono molto pesanti. Semplicissimo. Semplicissimo. Semplice ma difficile allo stesso tempo. Che belli però, eh. Fatevi vedere. Eccoli. Inquadra quello maturo. Pomodoro maturo a Colle San Bartolomeo. Ragazzi.